Allora, ragazzi, oggi è un giorno importantissimo. Sono a San Siro perché c'è il ritorno di Donnarumma. Sarà la prima volta in casa, qua, da noi, a San Siro. Il suo ritorno per la prima volta da avversario a Milano. E sono qua per documentare quello che sarà il suo ritorno. Ci saranno fischi? Probabilmente, anche tanti. Anzi, adesso so di una cosa che hanno fatto i tifosi e andiamo a cercarla perché ve la voglio far vedere, sarà una cosa secondo me incredibile. Allora ragazzi, questo è quello che mi hanno dato, adesso ve lo faccio vedere. Ho una banconota con scritto mercenario, 71, che non è un bel numero, come ho capito, dalle zone di Donnarumma. C'è scritto Donnarumma, ci sono le spiegazioni qua dietro, insomma, penso che sarà un'accoglienza molto molto particolare per Gigio. Insomma, abbiamo capito che non verrà accolto proprio da ex nel migliore dei modi, ma ci sta, ce lo potevamo aspettare. Io lo fischierò, non lo so ragazzi, onestamente, perché io sono cresciuto con lui, comunque ci sono affezionato in un certo senso nonostante tutto, anche quando l'ho visto a Parigi con PSG mi ha fatto un certo effetto. Però qua siamo a San Siro, ci sono 80.000 persone che fischieranno per lui e potrei lasciarmi prendere, chi lo sa. Adesso intanto andiamo verso l'ingresso, entro e poi vediamo come sarà davvero l'arrivo di Gigio allo stadio. E siamo dentro. Allora, adesso da prendere il mio posto, così aspettiamo l'arrivo della squadra, di tutto. Vediamo come verrà accolto Gigio, perché io voglio vedere come verrà accolto sia al momento dell'arrivo delle squadre che verranno esposte al maxi schermo, sia al momento dell'ingresso in campo, alla lettura delle formazioni e poi tutta la partita. Insomma, sono molto curioso, vi faccio vedere anche dove andrò a prendere posto e a godermi questo incredibile ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro. Era da un po' che non facevo tutti questi scalini, comunque non ne ricordavo così tanti. E finalmente ci siamo, spettacolo, questo stadio è sempre più bello. Intanto sono arrivati i nostri e qua ci sono applausi, quello è l'importante. Allora, non è ancora arrivato Donnarumma, è arrivato il pullman, è stato inquadrato al maxi schermo. Aspettiamo che venga inquadrato Donnarumma. Mentre aspettiamo Donnarumma, noi ci riscaldiamo per fischiarlo in qualche modo. Abbiamo il fischietto dal telefono. Penso che questa sera Gigio troverà una delle partite, se non la partita più tosta della sua carriera. È il momento di Gigio! E questo è San Siro! Ragazzi, bordata di fischi incredibile! Comunque due cose, la prima è che intanto Pioris on Fire non c'è stato, poi mentre lo stadio canta verso Donnarumma, io vorrei dire che in realtà non sono qua per fischiare, sono qua per farvi vedere come verrà accolto, perché in realtà, cioè, a me interessa, dobbiamo vincere, Donnarumma ok, fischiare ci sta, nei giusti limiti come è stato fatto finora, anche con qualche insulto in troppo, però è tutto nella norma, ecco, più o meno. Comunque si parla tanto di Donnarumma e basta, io in realtà sono anche curioso di vedere Mbappé perché è la prima volta dal vivo che lo vedrò. E poi non dimentichiamoci di Skriniar, anche lui non penso che da questo stadio verrà accolto molto molto bene, penso che qualche fischio ci sarà anche per lui. E adesso lo scopriamo perché è il momento delle formazioni. Già il fischietto non si sente più. Si parte, manca solo da vedere una cosa, anzi due: quando Donnarumma toccherà il primo pallone durante la partita e quando andrà sotto la sotto. Sono molto curioso di vedere anche quello. E l'accoglienza, insomma, non è stata bellissima, però ecco, come detto prima, l'insulto c'è stato, è stata moderata. Va subito sotto, ragazzi! E lo stadio non si spara.
tutto il tempo, ci sono arrivati anche a me, figuriamoci a lui. Cioè guardate, ci abbiamo fino a qua. Cioè guardate attorno alla porta della situazione. Te Rafa! Bravo, bravo, bravo! Va bene! Comunque sul Golden ha fatto un parato e sono arrivate anche tutte le banconote per prendere una discussione dalla curva. È stato qualcosa di incredibile. Yeah, man, I got-